È questo il momento giusto, signori, per spaccare i denti a qualche zomboide maledetto. Ben ritrovati sul canale con Dying Light. L'open world spacca zombie per eccellenza di questi ultimi tempi. Lo andiamo a vedere insieme la prima volta. Io non lo so, io vorrei provare difficile, signori, se vediamo che è qualcosa di improbabile. Spero si potrà selezionare un'altra difficoltà una volta in game. Solo per i superstiti più esperti, gli infetti sono più letali e più numerosi. Notturni, i runner notturni sono più difficili da individuare, il bottino è più scarso. Minchia. Però signore, un survivor, dai, bisogna giocarlo anche un po' così. Proviamo. Se non proviamo non sappiamo veramente la difficoltà qual è. Inizio del briefing. Informazioni sul caso Kadir Suleiman, un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Andiamo. Suo fratello scopriamo Sam insieme questo in titolo collegato all'epidemia dei creatori di Dead Island. Suleiman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan e ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE, con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni sul caso, il file rubato. Lancio tra 10 secondi. Il file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. L'utilizzo della carta grafica, perché me ne hanno parlato tutti benissimo. Una sostanza altamente tossica. Ora! Nel file è anche descritta la struttura del virione. Ogni tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Deve essere recuperato. Ulteriori informazioni. Situazione attuale. Suleiman ha inviato il file a un complice a noi sconosciuto, con istruzioni di renderlo pubblico quando riceverà l'ordine. In risposta stiamo disturbando le comunicazioni della città per impedirgli di rendere pubblico il file. La tua radio ti permette di comunicare nonostante i disturbi. La tua vita dipende da essa. Non perderla. Nel frattempo Suleiman è sparito e agisce con un nome diverso. Riteniamo che ora sia a capo di una delle due fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare Suleiman e recuperare il file rubato, altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. Se tutta questa bella città sarà esplorabile. Non ho capito, ma siamo ambientati in Medio Oriente? Sarebbe fico, sarebbe una cosa diversa dal solito, non le solite americane. Aia! Te l'avevo detto che non era un lancio normale. Rompetegli le gambe. Va con cane, subito! State indietro, tutti quanti! Fermo, i rumori forti li attirano. Ecco, bravo. Spaccali, però. Chi cazzo sono questi qua? Indietro! Ritiriamoci! Predoni! Una città zombata, dai! Zombie! No! Beh, abbiamo cominciato bene! Cioè, siamo già morti! Porca! Forza! Dobbiamo muoverci! Mi sono premuto per via dalla strada! No, cavolo! Questa... Ormai ho il terrore di buttare i miei venti. Pensavo che fosse qualcosa da fare. Signore, ci diamo una piattina iniziale. Vediamo come si fa il gioco. Poi naturalmente vi porterò. Merda, no. Scappa! Aiuto, la colpa nostra non è già seccata. Torre, qui Jade. Preparate l'infermeria. C'è un tipo con una ferita alla testa e un morso sul braccio. Oh merda, Amir è ferito. Ma no. In una situazione Amir del genere è morto. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei nostri. Non lo so. Vabbè, vedremo. Non so, presto parlare, però salvare uno che è stato morso e rimetterci un tuo compagno, un tuo amico sano, non lo so. No, vi dicevo, signori, diamo un occhio al titolo, perché voi sapete, Città di Arran, che
gli open world un po' dispersivi così a me sinceramente dopo un po' stancano, però ci sono anche questi periodi dove mi viene il guizzo, mi viene la voglia di giocare un titolo come può essere appunto Dying Light, quindi ve lo porto volentieri. Diamo un occhio, se vi piacerà, se mi divertirò. No, daglielo tu, hai paura? Sicuramente ci possiamo sparare le... le vicende principali insieme, qualche secondaria, vediamo, insomma, scopriamolo. No, ma cos'era, un sogno? No. No, no, mi sono ripreso da... Bello questo filtro granuloso. Ok. Porca vacca, molto granuloso. La sensibilità è un po' altina, l'ho alzata nel menu opzioni, ma mi sa che la dovrò abbassare. E beh, ragazzi, dai, è abbastanza fico. Vediamo poi all'aperto come si comporterà. Faccio un radar come i vampiri. Sì, faccio una specie di radar, ci si abbassa col tastino. Che queste parti iniziali sicuramente saranno un po' morte, giustamente. Dormi per 3 giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Dove mi trovo? In paradiso, non vedi? D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo. Mamma mia, il doppiaggio di secondaria è... è un po' comico. Allora, sei in un rifugio, grazie. Ci abbiamo una bella mappina lì in alto. Io voglio andare a picchiare i bambini che mi hanno fatto beccar su. Ciao. È il tuo numero. Ciao Salmayek, come stai? Hai detto? Il tuo numero. Sei la 31esima persona che ha contratto l'infezione. Io sono la 18esima. Monni. Qui si conta tutto. Una dose di antizim in meno, un contagiato in più. Un altro runner è andato. Ah, cazzo. Dobbiamo trovare le medicine per curarci, come in Dead Rising? No, no, che pizza. Come in Dead Rising 2. È una cosa che mi ha lasciato un attimo perplesso appena uscì il gioco, che tra l'altro era nelle mie intenzioni principali prendere al day one, ma poi ancora avevo Far Cry, quindi due titoli più o meno simili non mi andavano. Sta zitto. Era il fatto che avevo visto anche dalla recensione, da qualche gameplay, che fosse improntato molto sull'aspetto fisico del protagonista, sul parkour, stiamo morendo tutti. Sulle botte a mani nude e poco sulle armi da fuoco. Crane, cioè ma in un gioco di zombie. No, va bene. Io voglio le armi. Come va la testa? Assolutamente. La testa? Però... ho capito. Senti, finché il capo non mi dice di aggiungerti, non sei sulla mia lista. Va Ciao. A parlare con lui, così evitiamo di perdere tempo. E ora, scusami. Barzarotti sempre i soliti doppiatori. Qualche monnezza. Graficamente fa il suo lavoro, dai. Sì, lo so che sono in un rifugio, però cosa c'è? Devo andare lì? Lo so, però io voglio girare un po'. Questo, ragazzi, c'era tutto esplorabile. Il ponte è crollato, però cazzo. Forse è un modo di dirmi che là non ci possiamo andare. Lo capiremo. Cos'è sta roba? Inventario. Col taccino. I progetti, ok, per il crafting. Poi ci sarà... possiamo mandare sui vari livelli, giustamente. Mappa non disponibile, grazie. Sto cercando il capo, è lì dentro. Tu devi essere il 31. Entra.
Beh, però, con quali occhi spiritati. Calmati. Noi tocchiamo le porte e le apriamo, sappiatelo. Vediamo per chiuderle. Ah, sempre così. Tac. Eccoti qua. Apri. Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Un po' giovane questo. Ti sembro troppo giovane, non ti sta bene un pochino, la mia età. Sì. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Sai dove ti trovi? Credo che questa sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brecken e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa e da allora questa è casa nostra. Occhio a non far cadere la roba. Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali, salviamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo, se non fosse per lei ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antisene è andato perso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua radio. Ah sì? Posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Ok, prenditela. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Ti prendi l'antisine destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Ho perso il contatto con uno dei nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. No, ma allora ci vuol far sentire in conto. Vabbè, dai, te la ridò la radio, ma no. Ehi, ti sbagli. Non sono uno scansafatica, io... Ehi, capo. Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al 13° piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Rain. Il boss è Brecken. Ma la battera fanculo, scusa. Vabbè, dai, ma non prendertela così, su. Siamo appena conosciuti. Madonna santa. Se la legano al dito. Basta, foglia. Ok, quindi devo andare su al 13° piano. Non sono uno scansafatiche. Ci è rimasto malissimo. Scantati, gli lasci la radio. Cosa dice lo zombie alla ragazza? Oddio. Basta con ste barzellette cretine. Ma cosa dice? Cosa dice? Dai, indovina. No, lo voglio sentire. Merda. Ok, non lo so. Che gli piacciono le donne di cervello o qualcosa del genere? Ma sei un genio. Oddio mio. Ma qualcosa di... Madonna. Dove credi di andare? Al 13° piano, a cercare delle cose per Rahim. Al 13°? Cazzo, non sarà una passeggiata. Ma qui ognuno deve fare la sua parte, dico bene? Ok. Ok. È un ascensore. Che maschera un caricamento. Merda. Quanta gente è morta qui. Ah. No, non ci guardare dentro. Pronti via, cioè appena entri devo vedere subito questo. Bello. Mi piacciono questi interni. Sono tre giorni che aspettiamo il tuo resoconto, Crane. Che cosa è successo? Avevo perso la radio, ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Cambia il filtrino. Non ho ancora visto il leader della torre. Non posso confermare la sua identità. Sto diventato blu. Ricevuto. Non abbiamo molto tempo, Crane. Non dimenticarlo. C'è dell'altro, sono... stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antizina. Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Che cavolo? Yeah! Si picchia così? Cavolo, ma c'è la stamina! Oddio, è diventato Dark Souls. Aiuto! Ah, si corre! Madonna, com'è rapido! Signori, facciamo una cosa! Proprio sul più bello, io vi saluto qui. Fatemi naturalmente sapere se questa serie vi può interessare, se il gioco vi può piacere. Intanto c'è un po' di budello. Un po' di budello orribile. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre sul canale. Mi raccomando, condividete i video, lasciate un mi piace se vi siete divertiti e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie per le visualizzazioni.